dramma di un territorio che ha la fame, la miseria più nera. Se dovesse chiudere l'Alcoa nel Sulcis sarebbe come una diga che crollerebbe e ci sarebbe un effetto domino in tutta la provincia. La fabbrica per la nostra zona, per usare una metafora, potrebbe essere la Fiat per Torino. Tu che cosa saresti costretto a fare? Per poter mantenere la mia famiglia e quindi mio figlio, anche a delinquere se purtroppo sarà necessario, perché il diritto al mantenimento della mia famiglia è una questione principale, una cosa principale che va a prescindere dal lavoro e anche dal rispetto per la legalità. E questo lo dice una persona che ha sempre rispettato la legge, una persona che crede nei giusti valori. Però purtroppo con lo stomaco vuoto certi valori non hanno più diritto, non hanno più motivo di esistere. Noi determiniamo non solo 502 buste paga di dipendente dell'azienda madre più altri 300-400 degli appalti, ma decretiamo praticamente la chiusura anche di altri due stabilimenti che l'anno vanno adiacenti al nostro. Quindi ci sarebbe un dramma sociale che riguarderebbe tutto il territorio, tutto il tessuto sociale. 1500-2000 buste paga in un territorio che è considerata la provincia più povera d'Italia. Un sardo su due nel Sulcis è disoccupato. Un incontro al Ministero che non è ancora stato fatto. Ci avevano promesso l'avremmo fatto tarda mattinata, primo pomeriggio, ma siamo ancora in attesa. Con l'impegno di rimuovere la procedura di mobilità dal provvedimento Alcoa. Sono passati più di 15 giorni, siamo venuti a Roma e l'incontro che doveva svolgersi giovedì o venerdì poi è stato cancellato. Per cui più passa il tempo e più aumentano il rischio che quella fabbrica venga fermata. Se la fabbrica si ferma, noi siamo sulla strada. Abbiamo avuto la solidarietà e l'impegno di tutti, abbiamo avuto un impegno anche formale di alcuni partiti, tra cui quello dell'Italia dei Valori è stato sicuramente sostanziale, anche viste le interrogazioni in Parlamento e soprattutto l'intervento ieri di Di Pietro. L'intervento del governo deve essere mirato a trovare uno strumento che risolva strutturalmente il problema. In altri paesi come Francia e Spagna hanno utilizzato uno strumento semplicissimo, un accordo bilaterale tra il produttore di energia elettrica e il produttore di alluminio. Sulla base di quello le fabbriche hanno continuato a produrre. In Italia Enel continua ad operare in regime di monopolio e mette in crisi tutte quelle produzioni che hanno bisogno non di una tariffa corrente, ma una tariffa concorrenziale in ambito europeo. È in questo momento il nostro nemico principale.